1958-2017, il Festival dei Due Mondi di Spoleto compie 60 anni. Stasera l'apertura e oltre alla ricca programmazione del festival, la città si prepara a festeggiare l'importante anniversario con tre eventi. Vediamo quali sono nel servizio di Paola Marinozzi. Si è arrampicato su torri, campanili, palazzi, tetti del centro storico di Spoleto l'artista Giancarlo Neri per installare le sue lune che illumineranno le notti del festival. Sono 60 le lune, come gli anni che ha compiuto la prima grande rassegna italiana ed europea di arte e spettacolo del Novecento, ideata da Giancarlo Menotti. Perché fu scelta Spoleto per questo festival? Era incastonata in un ambiente naturale molto accattivante perché aveva un buon clima, ma soprattutto perché aveva disponibili già due teatri storici che erano in funzione. E poi tutta la città in realtà si prestava ad essere un teatro. Tant'è che già dalla prima edizione viene utilizzata la Piazza del Mercato per una grande festa popolare in piazza, in cui tutti gli artisti americani e italiani fecero un piccolo brano del loro spettacolo. E a Piazza Mercato cammineremo sulla street art di Mattia Santarelli, in arte Obite Berri, che ha esaltato alcuni elementi dei celebri manifesti d'autore del festival. E poi una mostra diffusa coinvolgerà nei festeggiamenti tutta la città. Siamo nella chiesa di Sant'Agata, questa è una delle stazioni dove è stata allestita questa mostra diffusa, in particolare qui c'è un'installazione interessantissima. Cosa racconta? Sono i video di questi, degli spettacoli di questi 60 anni di festival. Spoleto diventerà sede di festival musicali internazionali. Questo è proprio l'intento del festival, quello di scoprire e di lanciare dei giovani ingegni. Dall'altro lato ci sono invece tutti i programmi dal 1958 ad oggi. E il titolo della mostra diffusa è Una città nel festival, è un festival nella città, perché è la città che prende parte pienamente al festival. La mostra è in tutta la mobilità alternativa, ogni stazione ha un tema, i luoghi del festival, i direttori d'orchestra, i poeti che sono passati per questa città e in tutti gli esercizi commerciali ci sono foto che raccontano questi 60 anni.